Notte alta e sono sveglio. Buonanotte amici della notte, buonanotte. Benvenute nella fantastica notte, come sempre, di alta voce. Mentre invece questa puntata abbiamo un ospite particolare, la signora conciliatrice. Buongiorno, buonasera. Buonasera, buonasera a tutto questo pubblico meraviglioso, tutti vi vedo, ciao mamma. Ciao Giusy, ciao Titti, ciao a tutti i miei fans, buonasera! Allora, la signora conciliatrice, chi è veramente? Allora, io mi chiamo Salvatrice Conciliatrice. Ah, conciliatrice è il cognome? No, no, è il mestiere che faccio! Ah, mi scusi signora, allora, signora Salvatrice. Sì. Allora, dove nasce la signora Salvatrice? La signora Salvatrice Conciliatrice nasce in un piccolo borgo. Conciliatrice, sognuiglia, porgo. Allora, volevo farle una domanda un po' diversa. Mi dica. Signora, lei è quella che è o è quella che non è? Sono quella che sono, precisa. Lei mi vede, io sono così simpatica, dicono che sono brava, bella, simpatica, effettivamente sono simpaticissima, faccio ridere. E lei perché ha scelto il mestiere che fa? Signora. Dunque, io sono conciliatrice, nel sì? senso che quando i cristiani si azzuffano, sì? e si litigano, e ce l'hanno contro la telefonia, contro tutti i telefonia fissa, ti sussuano, sì? contro il negozio, vengono di me e io li faccio incontrare, ci faccio fare pace, e così non vanno al tribunale, si può dire, e vengono di me, Salvatrice conciliatrice, Salvatrice, conciliatrice. Con lei? Con lei suppongo che risparmiano invece di rivolgersi agli avvocati. No, non mi faccio pagare, poi li porto tutta a me casa. Ah, ecco, ecco, ho capito, vabbè. E conciliamo poi. Ah, concilia così. Lei ha fatto mai televisione, signora? Prego. Lei ha mai fatto televisione, signora? Io ho un programma tutta mia. Ah. Proprio, nel senso che ce l'ho tutta in testa. E per lei allora la televisione è un trampolino oppure no? Minchia, un trampolino, proprio di lancio. Che ogni tanto mi venisse a picchiare, mi chiccavano lo fenestrone. Allora, invece, adesso entriamo più all'interno della signora. Ah, per forza, lei deve entrare, scusami, no, non mi parlando può mandare il tuo marito. Di un sogno, parlando di un sogno, sì. perché tutti i nostri ospiti che vengono ad alta voce, facciamo raccontare un sogno, un episodio accaduto, e noi abbiamo il nostro professor Ciccio De Cicci che poi dà la sua definizione e la spiegazione. Quindi un sogno, ma l'ha vista. Allora diciamo un sogno, un'immagine, un flash, un'apparizione, signora, un incubo. Ecco presente come ogni notte il professor Ciccio De Cicci di neoneurologia para-parapsichiatria dell'ospedale psichiatrico di Barcellona Messina Pozzo di Cotto. Questo è da ricordare. Ci spiegherà meglio, vista l'ora, il significato di un sogno ricorrente, iniziando un modo per conoscersi, per conoscere percorsi umani, animali e professionali. Quando un giorno, vista le ore, è appena finito, un nuovo giorno è appena cominciato, un giorno in più, per amare, per sognare, per vivere. Ma io sto rimanendo spanta, è bravissima, Gigia Marzullo. Grazie signora, un sogno. Ma quasi, vuole conciliare? Parliamo del sogno. Parliamo signora, del sogno. Sì. Dunque io devo dire una cosa al mio pubblico, sì? che io non ho problemi, non ho peli sulla lingua. Bene. Ogni tanto mi hanno arrestato. Nel senso che io vedo i film porno. Hai? Sì. Ecco, perché mi riferisco alla puntata che ho visto. Ah. Io sono una testimonianza, sto facendo l'outing, cioè vengo fuori. Io sono fans di Adorno, l'attore. È stato ospite la scorsa puntata. Sì, appunto, me l'ho vista. E io devo dire che ho sognato, e sogno tantissimo, che Adorno viene, mi viene in sogno, a casa mia, a che parliamo, a che dice fissarie, ci dico, sei una testa! E si trasforma, oh. Ah. Improvvisamente comincia ad assumere dimensioni tipo lunghe, e a testa se ne va e spunta una specie di cappella palatina, una metamorfosi, un occhio fino, un finocchio, ecco. Ah, ecco. E poi improvvisamente ci spuntano e comincia a inseguirmi, ci Adorno, attore porno, mi scatena, e lui fa, voglio conciliare con te, e io, Bentamuti, Bentamati, caralinghe, no, no, signora, e lo sai no. come mi sveglio, gioia mia? Come? Così, tutta...
Ah, ho capito. Tutte le mattine, come se avessi tornato una tomba. Come se avessi tombato. Sì, sì, ho capito. Tutta la notte. Vediamo cosa ne pensa sudata, il nostro professore. Sudata, bagnata, mamma mia. Allora, il nostro professor Ciccio De Cicci è in linea? Pronto, professore? Allora, qui... Ma perché ride? Allora, senta, che sta bene. Allora, qui c'è la segreteria. Professore, ma che gli è preso? Sì, la segreteria. Ti voglio vedere. Professore. Aspetta, questa ti lascia vedere dopo ci professore, ma che gli ha preso? Ah, ride per quello che ha fatto. Oddio, perché stava ridendo? E infatti quello che chiedevo io, professore? Professore, capito. Pronto? Pronto? Ma perché rideva, professore? Buongiorno, signora. Ma ridevo perché siete simpaticissimi, veramente. Allora, mi voglio riallacciare alla puntata precedente, sì, dove abbiamo avuto il porno attore. Sì. Dunque, la signora finalmente è simbolo di outing, è venuta sì, fuori. L'ha detto. Signora Gigia, non mi dica che lei non ha visto mai un film porno, mi dica la verità. En passant, così l'ho visto. Ci cioè, passa flash. Un cimpincio, en passant, così, fum. Brava. Passano cose. Però lei lo sta ammettendo, mentre tutte le donne precedenti non l'hanno ammesso. È sbagliato, la signora si è liberata, la signora salvatrice conciliatrice, quindi il suo sogno è degno di premio. Sì. La signora ha concretizzato in sé quello che lei vuole nella vita, un bruciolone, signora. Pure la signora è il bruciolone. Tutti lo volete, signora mia, ogni tanto pure io, non glielo nego, signora, perché nella vita bisogna provare di tutto. Però a me agglassato non piace, professore. Agglassato no, ma a me sì, glielo consiglio ogni tanto. A me piace al sugo. Venite fuori tutti, raccontate i vostri problemi, le vostre situazioni, venite fuori, signora Gigia, venga fuori, venga, signora. Io la ringrazio, professore, venga, la ringrazio. Grazie, professore, grazie come ogni puntata, il nostro professore è così carino da spiegare. Quindi, signora, lei ha sentito... Sì, professor Ciccio De Cicci. Ciccio Poppia, è una voce carda, ma sì, carda. Sì, è carda. Se vuoi venire a conciliare. E allora, grazie signora, io ringrazio voi amici della notte, lanciamo un modo per capire, per capirsi, per capirci e per chi capisce realmente sì, quello che facciamo noi. Amici della notte, buonanotte. Buonanotte. Te la posso dare un bacio?